Ok, abbiamo iniziato. Ciao Monica. Ciao Lucio. Allora, un respiro profondo e iniziamo con i... e diciamo che sei sicuramente molto più brava di me col diaframma e la respirazione. Ora iniziamo no. Con i tuoi punti, ma molto serenamente. Vai. Ok, allora, primo punto che ho segnato riguarda il mio problema di circolazione alle gambe, ma specialmente concentrati sulla gamba destra. Quindi capillari fragili, lividi proprio appena mi sfioro, caviglie gonfie. Ok, ritenzione idrica. Sì, benché io abbia uno stile di vita molto dinamico e alimentazione super sana. Ok, ma ti stavo per chiederti. Due. Due, sempre da un punto di vista fisico, ovviamente ne voglio conoscere la causa esoterica, un problema che ho da una decina di anni alle mani, che è stato identificato come un'osteoartrosi, che è un problema sia proprio di dolore, ma è anche un problema estetico, perché alla fine io nascondo sempre le mie mani in questo modo. Perché è una specie di una mano che non sta rilassata, ma che sta contratta? Dei noduli alle falangi terminali verso le unghie. Ok, dei noduli, quindi delle presenze estetiche proprio. Va bene, esatto. Una presenza estetica. Tre. Tre riguarda l'aspetto lavorativo ed economico. Io ho segnato una data che è l'11/11/2011, una data non stabilita da me ma dall'azienda. E il mio licenziamento da questo grandissimo ipermercato che c'è in tutto il mondo. Non mi trovavo più bene dopo 12 anni di lavoro. Molta competizione, molto mobbing, molto marcio, insomma, no? Molti giochi brutti. Da lì ho avuto solo grandissime fatiche, quindi tanti lavori umili e poi successivamente, siccome già praticavo yoga, mi sono iscritta ad un corso di yoga, sono diventata insegnante di yoga e le persone mi apprezzano. Però alla fine questo lavoro non si è veramente affermato, decollato come io vorrei. Ok, quindi diciamo difficoltà economiche e lavorative, questo è il titolo del terzo punto, l'hai definito così. Sì. Interessante, 11/11/11, 2011, quindi 11. Ok, 4. Il 4 riguarda le relazioni sentimentali. Ne ho avute, anche lunghe, però secondo me erano sempre poco incisive, un po' superficiali, perché io sto proprio cercando un tipo di relazione molto profonda e trasformativa, evolutiva, perché cioè, io ho bisogno di fare un cammino come essere umano, cioè non riesco a pensare solo alla mia vita individuale, hai capito? Alla mia realizzazione, alla mia famiglia, alla mia casa, non mi basta, ma non riesco a trovare questa persona. Ok, sei diciamo single quindi da un po' di tempo. Guarda, proprio dopo poco che ho iniziato a seguire le sessioni sono riuscita a tagliare questa storia. Ah, ok. Da quanto? Un mesetto, Un anche di mese, più. sì. Ok, 5. E 5 riguarda, diciamo così, la mia vita sociale. Io Ok. tendo abbastanza a isolarmi, a cercare la solitudine, ma questo perché a volte quando sono in mezzo agli altri non mi sento tanto a mio agio, nel senso che sento proprio un senso di distacco, io l'ho definito di dissociazione, no? Quindi in parte questa cosa si rivela moltissimo anche nei miei sogni. Io spesso sogno di essere in mezzo alla gente, le persone mi conoscono, ma io non conosco nessuna di queste persone, ma faccio finta di conoscerle. Ed è una sensazione molto simile che provo nella realtà. Quindi sei una di quelle che non si ricorda mai il nome delle persone quando ci si presenta, No, come al tutti in realtà. contrario. Il nome lo ricordi? Mi sforzo proprio perché so già che io vivo questo senso di estraneità e Ok. allora mi sono molto impegnata nel ricordare i nomi. Ok, quindi questo sia nella realtà che nel sogno. Sì. Ok. Bene, nonno materno, disincarnato. Tu non hai mai fatto ipnosi prima, No. però hai fatto dei test e sono andati, diciamo, a buon fine. Bene, vediamo cosa viene fuori. Sei pronta? Sì. Mamma, sei emozionatissima. Sì. No, 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 assolutamente. Mi Adesso, posiziono, sì, dimmi se si vede. forse già ti dico che dovresti abbassare un pochettino il tablet, il computer.
perché vedo proprio un pezzettino di viso. Ok, sì, dai, ci siamo. Va bene. Monica, adesso chiudi gli occhi, li hai già chiusi, pensa solo a rilassarti e ad ascoltare la mia voce che ti parla, che ti porta ad uno stato di rilassamento senza nemmeno che tu abbia sforzo alcuno. Io adesso conterò lentamente da 10 a 1 e mentre conto il tuo corpo diventa sempre più pesante. 10, 9, lentamente fai lunghi respiri. 9, i tuoi piedi sono pesanti, sprofondano nel letto. Lentamente. 8. Questa pesantezza sale dai piedi. Lentamente. Fino ad arrivare alle tue ginocchia. E ora anche le tue ginocchia sono pesanti. Lentamente sprofondano. Pesanti. Piano piano questa pesantezza che riguarda tutta la parte bassa delle tue gambe sale dalle ginocchia, su su fino ai fianchi. Lentamente quando sale le gambe diventano sempre più pesanti. Lentamente. Sempre più pesanti. Lentamente. Pesanti. Sei. D'ora in poi, qualsiasi eventuale rumore, esterno, interno, movimento nella stanza, ti porta sempre più in profondità. Il ventre, il petto, tutta la parte davanti del tuo busto è pesante, pesa sul resto della parte alta del tuo corpo e sprofonda il suo peso nel letto. Quattro. Tutta la tua schiena, tutta la parte posteriore del busto, ora fa il paio e anch'essa è pesante, sprofonda. Lentamente.
tre, le spalle, le braccia, i gomiti, gli avambracci, i polsi, le mani, le dita delle mani. Tutte queste parti del tuo corpo sono pesanti ed iniziano inesorabilmente a sprofondare nel letto. Lentamente. Pesanti. Lentamente, pesanti. Pesante il collo, pesante. La testa. Pesante. Tutto il corpo. Ogni rumore attorno a te ti porta sempre più in profondità. Armonica. Conto da 1 a 3 lentamente al mio 3. Sarai a un ricordo, un sogno, una situazione, quella che vorrai scegliere, andrà bene. 1, 2, 3. Nella mia città, ci sono appena state le elezioni amministrative e sono davanti al cartello in cui c'è il volto di uno di questi candidati a sindaco. E abbiamo fatto liceo insieme. È una scena che hai vissuto davvero? Non in questo modo. Ok, però questa persona candidata a sindaco è davvero stata tua compagna di liceo? È un uomo, sì. Sì. Compagno di liceo? Ok. Vai avanti in questo ricordo, già personalizzato, ovvero non avvenuto realmente. Questi cartelloni sono su un viale con il prato e piantato dentro questo prato c'è un tipo un lecca lecca fatta a girandola. Boh, non so cosa significhi. Allora. È rosa e giallo con una girandola proprio A quattro spirale. petali, diciamo. Ah No, no, a spirale. È spirale. tutto rotondo a spirale, sì. Ok, rosa e giallo. Il rosso è lo sfondo, il giallo è la spirale, sì. Poi sono due spirali alla fine, no? Che Chiaro, si certo. intersecano. Però hai visto che rosa è la base e poi il giallo è stato aggiunto Sì. sopra. C'è un bastoncino Di che ho legno. legno. Quanto è alto il bastoncino? 12 centimetri. Ed è infilato nel prato.
dell'aiuola del viale. Sì. Vai davanti a questo lecca lecca. Sai cosa mi ricorda questo lecca lecca? Cosa? Sembra la favola di Alice. Sembra la porticina nella quale entra il bianconiglio. Prova a entrare nel lecca lecca, in quella spirale. Dimmi se ci riesci. Ma non sono più in città, è Dimmi dove tipo sei. Vagalas, e non ci sono più le case. Cosa vedi intorno a te? Guardati tutto intorno. È un cielo tipo blu profondo, e tanti puntini luminosi. C'è ancora il lecca lecca da qualche parte? Guardati dietro. E adesso però è caduto. È lì, ma è caduto giù, non è più piantato a Per terra. terra, Sì, è pianto. scivolato. Sì, pianto. Ma tu vedi l'aiuola ancora? Sì. Ma l'aiuola è dentro la galassia? Ok, tu dove sei? Guardati le mani e i piedi, le gambe, insomma, quello che ci si può guardare da soli. Sono in due posti, sono a casa mia e sono di là, nella galassia. E nella galassia i tuoi piedi poggiano su un pavimento? Una superficie, cioè, non so se riesco a spiegarmi, è come se questo pianeta. Cioè, mi dice Marte, però io non lo conosco così Marte, cioè, ho visto delle figure, non è fatto così. Comunque, e io posso camminare intorno a questo pianeta. E Intorno in che senso? come se io fossi una figura esterna al pianeta, perché è disegnato. Chi è che ti dice che è Marte? Mi dice, hai detto. È emerso, è affiorato L'hai visto come come frase? consapevolezza. Ok. L'hai sentito dentro, quindi non hai visto una scritta. No, non ho visto una scritta. Non hai visto Marte. Questo pianeta è tondo, piatto, triangolare, quadrato? Allora, è rotondo, ma la parte superiore è gialla, illuminata, e vedo un cratere tipo. La parte sotto è completamente nera e quindi non lo so se esiste la parte sotto. Quindi tu vedi una porzione alta e una porzione sotto, quindi già non è una sfera, al No, limite è un esatto. piatto spesso se vuoi, ma è un piatto, Ho il dubbio. una zolla di terra. Ok, facciamo una cosa. Adesso io conto fino a 3 e al mio 3 si accende una grossissima luce sopra, sotto, a destra, a sinistra, questo pianeta. 1, 2, 3. Sì, c'è tutto, è tutto intero, sì. Sì, È una sfera? non puoi così regolare. Ok, è un ammasso. Sì. Però è illuminato dal sole da una parte e dal buio dall'altra? Ok. Sì. È Marte, Monica? Ok. Qual è la causa esoterica del fatto che vedi Marte? Mi dice guerra, combattività, conflitto. Ok.
sei stata su Marte e hai combattuto una guerra? Adesso No. c'è una guerra su Marte? No. Noi andremo su Marte in conseguenza di una guerra. Ok, chi lo dice? Chiamalo. Se lo dice la tua PS, che si presenti la sua tua PS, se lo dice qualcuno, che si presenti questo qualcuno. È un po' strano perché adesso sono a casa dei miei genitori, io non abito più da tanti anni a casa dei miei genitori. Verso le cantine, un coccodrillo, sembra circa, sì. È un coccodrillo come animale o un coccodrillo in piedi? No, no, è disteso, sì. Animale, disteso, Sì. ok. Come si chiama? Chiediglielo. Non so se è gol o gola. Ok, gol. E qual è il suo obiettivo? Diciamo gol, tanto un nome solo. Il gol è l'obiettivo. L'obiettivo è interferire i tuoi genitori nella loro casa o interferire te. O nessuno di questi due casi. Adesso è comparsa mia mamma, cioè, sì, mia mamma, con me quando ero piccolina, un ricordo. Tua mamma è viva? Ok. Toccala. È più Sentine le giovane, se. infatti, adesso. Sentine toccandola con le tue mani energetiche, l'essenza energetica. Dimmi se si tratta davvero di tua mamma. Se Sì, questo è è un lei. ricordo. Ok. E tu come sei? Sei lì accanto a lei? Come ricordo? Ma lei adesso ha un braccio ingessato. Io non gliel'ho mai visto ingessato. Un braccio sinistro. Non l'ha mai avuto in vita sua un braccio sinistro ingessato. Ok, chiedile perché, quando si è fatta male. Non ce l'ho una risposta. Perché Non ha una lei risposta. è, cioè, è statica. È come una foto. Ma ti parla? Ti ha risposto? Ha un'espressione un po' sconsolata, è rassegnata. Lei conosce il coccodrillo che è nella cantina di casa sua? Sa Sì, che lo ha lì? lo va a trovare. Lo va a trovare. E lei sa come si chiama il coccodrillo, quindi? Sì, scrive sulla sua fronte, sulla fronte di mia mamma. Il coccodrillo. Sì, ma non è che mi piace tanto quello che ha detto. Cosa ha detto? Non so se lo voglio dire. Va bene, ma qualcosa tipo lei è mia, proprietà privata, cose così. No, una cosa che ha detto mia mamma. A proposito di cosa? A proposito del coccodrillo. Dell'iniziale del nome. Cioè, la mamma ha chiamato in maniera un po' volgare il coccodrillo gliel'ha scritto sulla fronte alla mamma? No. No. G si riferisce al punto G. L'iniziale gol si riferisce al punto G. Ah, il punto G di chi? Della mamma? Va Sì. bene, chiediamo alla mamma, che improvvisamente si è palesata in questa sessione, siccome non possiamo fare un lavoro su di lei, di assistere alla tua sessione e di trarne il massimo del beneficio e degli insegnamenti. Tu in questa sessione farai delle cose e tua mamma può fare le stesse cose in maniera analoga. Dimmi, Monica, se Gol
interferisce anche con te. Ora no, in passato sì. Finché ho Ok. visto lì. Finché hai vissuto lì. Ok. Quindi diciamo che sulla tua linea temporale ha interferito con te e fa parte degli attori che riguardano la tua storia, che riguardano la tua rappresentazione teatrale. Ok, chi è il capo di Gol? Chiamiamolo. Mi succede una cosa strana. Ieri quando ero al parco, mi viene in mente il ricordo di ieri che ero al parco e c'era una ragazza che chiamava il suo cane. Era Lucas, il cane. Si chiamava Lucas. Sì, e io adesso ho questo flash. Ok. Lucas e ti ha colpito. Tu sai chi è Lucas, sì. Chiamalo, Sì. sicuramente interferisce con te, così come con tutti. Mi mette in molta Sì? soggezione. Non so. Allora, prima di chiamarlo, allora facciamo il gioco della vibrazione. Dimmi, Monica, se io ti chiedo a quanto vibri, quale numero ti arriva? 3,5. Benissimo. Dimmi in percentuale, sul 100%, ma si può anche salire oltre il 100%, il tuo livello attuale di consapevolezza. 62. Ok. Dimmi sul 100% della torta, diciamo, quale fetta prende la tua PS e quale fetta prende la tua PE. PS 43 è venuto. Benissimo. 43 la PS. E PE 57. Dimmi, Monica, se ti chiedo quante vite precedenti parallele hai avuto, hai, quale numero ti arriva? È strano, cioè il numero totale è 721, ma il 7 è molto molto grande. 2 e 1 sono piccoli. Qual è la causa di questo 7 più grande del 21? Che il 21 può cambiare? E che il 7 è certo? Non lo so. Chiedilo alla tua PS. Ti arriveranno le risposte come ti sono arrivate finora. Mi dici che non devo pensare al 7 come un numero. Mi dice di guardarlo come un disegno, come un simbolo, ma io non, cioè, io lo conosco solo come un numero. Non lo E qual è so il che simbolo simbolo? può essere. Chiedile qual è il simbolo del 7. Io non so, mi fa vedere un aereo, ma non riesco a capire l'attinenza tra un 7 e un aereo. Non so. Non te lo vuole spiegare? L'aereo ha a che fare con le tue vite parallele? È una vita che la tua parte subliminale vuole mostrarti? Ma è possibile qualcosa che, come di profilo, qualcuno che vola su un aliante, o io non so i nomi di questi velivoli L'aliante liberi, non so. è un aereo senza motore. E Sì, cosa c'entra con il 7? C'entra che ho visto di profilo? può sembrare semplicemente un'esperienza, una vita che tu hai realizzato su un aliante, un'esperienza di vita che hai avuto parallelamente. È Facci. adesso. Adesso. Si sta svolgendo adesso. Ok? Allora, semplifichiamoci la vita. Monica, apri con il dito un cerchio nello spazio. Stai aprendo un portale. Stai imparando che puoi fare tante cose in questo ambiente. Dentro c'è la risposta al 7 aliante. Entra in quel buco, in quel portale e vai in quella esperienza con l'aliante. Vita, quello che è. È qui.
perché è vicino alla Sacra di San Michele, verso il Monte Musine. Ma Tu sei lì? sì, sono io sull'Aliante. So, io non ce l'ho neanche ben chiaro se effettivamente dal Musine vedi la Sacra di San Michele a Torino. Cosa fai lì sul Cioè, monte? io nella mia vita non lo farei mai perché mi fa molta paura. Hai paura di volare? Sull'aereo no, ma così sì. Aliante a motore. No, non l'ho mai fatto, ma non è nelle mie intenzioni. Ok. Questo ricordo deriva da qualche filmato, video che hai visto o è tutto nuovo per te, è tutto strano? È un'altra me. Quella che non ha le paure di questa me. Ok, Monica, questa tua altra me è un clone? No. Ok, è Cioè, sono una. proprio io su una diversa linea temporale, credo. Ok, o un'altra vita o un'altra linea temporale? No, altra linea temporale. Sei tu, a tutti gli effetti. Sì, io che vibro in maniera differente. Più in alto o più in basso? Molto più in alto. Ok, qua vibri, abbiamo detto, a 3,5. Là quanto vibri? 180. Ok, come si chiama quest'altra te? Monica? Jenny. Jenny? Tu in quale linea temporale sei e lei, Jenny, in quale linea temporale è? Io terza, lei dodicesima. Ok, e c'è una terra in dodicesima dimensione? Sì. Jenny vive nella tua casa adesso? No, non ce l'ha una casa. È Non le sotto un ponte? serve. Non le serve? Ha un No. corpo? Molto bello. Non ha freddo, non ha bisogno di un tetto per ripararsi. Trova sempre persone che la ospitano in case molto belle e ma fondamentalmente lei può anche vivere nei boschi, se vuole, per un mese. Si nutre in qualche modo? Così, in maniera alterna. Se può, mangia bene, è sontuosa, altrimenti, beh, mi dice, non so se può, cioè, che può anche non mangiare per un mese. Lei ha Ok, imparato a non mangiare per un mese. il posto in cui lei abita comunque è la terra. Non solo, se vuole la terra, se vuole da un'altra parte, perché può spostarsi. Voi condividete la stessa parte subliminale? Ma lei mi dice che io non so neanche che cos'è la parte subliminale. E tu vedi che la condividete? E dici che è più sua che è mia, cioè perché io non la conosco, invece lei sa chi è. Quindi la condividete? Secondo me sì, secondo lei io non ho capito che cos'è. Toccala questa Jenny.
con le tue mani energetiche. Dimmi se ti riconosci in un'altra linea temporale o se riconosci altro. Io non so adesso, cioè in verità mi sembra che il viso sia il mio, ma il corpo è parte stessa dell'aliante. Quindi è fuso con l'aliante? Ora sì, ma lei dice che questo è normale, perché lei sta facendo quella cosa, quindi lei è parte dell'aliante. E se fa un'altra cosa... Mi fa vedere che diventa una pentola. Lei può diventare qualunque cosa. Cioè, se lei tocca una pentola, diventa una pentola, diventa una donna pentola, una donna con attaccata una pentola. In base all'esperienza che sta vivendo, lei mette tutta se stessa e diventa parte dell'oggetto principale dell'esperienza. Ok. Va bene, mettiamo Jenny da parte. Monica. Chiama la tua parte subliminale. Dimmi chi si presenta, come la vedi. Sembra un po'... quella girandola iniziale lecca lecca, però adesso è solo una girandola di luce, però è uguale la figura. Prima era un lecca lecca, adesso è di luce. Chiama la tua parte eterica. È una specie di pulviscolo, un po' d'argento. Ti piace Tipo di dei più la glitter, non so. PS o la PE? La pièce. Ok. E siccome ti piace di più la PS, perché ce n'è di meno rispetto alla PE? Mi dice che sono... Ho una distorsione mentale. Riguardo al concetto di PS. Cioè? In che termini? Una distorsione mentale riguardo alla tua anima. Chi te lo dice? Adesso mi dice di non parlare con lei, ma di parlare con la PE. Perché adesso Chi io non te lo posso. dice, scusami? Mi sembra che mi dica la PS che io non posso adesso capire il suo linguaggio. Ok, faccia un passo avanti questa voce che ti parla. Sei la PS, devi fare un passo avanti la PS. No, non vedo niente. No? Bene, Monica, chiama. In causa, la causa esoterica, chiama la causa esoterica dei tuoi problemi di circolazione alle gambe. Chiama il responsabile. Oddio. Dimmi. Adesso come faccio a spiegarlo? Io ho vissuto per un po' vicino a un ex manicomio e vedo questo luogo qui e c'è un dottore che mi ricorda un dottore un po' famoso in TV, però è molto più giovane Capito. Qua. Cioè, questo era nella realtà. C'era un dottore che assomigliava.
a quello che è il dottore famoso in TV. No, in TV questo dottore si occupa degli obesi. Ah, E ok. in questa mia visualizzazione, questo dottore lavora in questo manicomio. Ok. Questa è la causa esoterica dei tuoi problemi alle gambe? Sì, perché io sono sdraiata su un lettino, lui mi sta visitando. Benissimo. Il dottore. Questo dottore adesso, al mio 3, prende la sua reale forma e aspetto 1, 2, 3. Ma sembra tipo un cobra. Ok, Sì, perché non ha la benissimo. testa dritta, è un po'. E vedi che anche qua sembra un 7, in un certo senso, di Incazzato il profilo. cobra? Sì, perché c'ha questa lingua che viene fuori, che L'abbiamo vibra. scoperto, perché non è un dottore, è un rettile. Chiami subito questo rettile, il suo capo. Senza farci perdere tempo. Beh, è un insetto gigantissimissimo. Grande come tutto l'edificio. Che assomiglia a quale insetto nella realtà umana, terrestre? Ma mi viene cicala, però non so se io la definirei una cicala. Una quasi cicala. Quindi un insetto con delle zampette, con degli occhi, un po' piatto, con delle ali. Ok. Sì. Chiamiamo il capo della cicala. Mi dice di andare su, oltre l'atmosfera. Andiamo. Però non so, perché viene fuori tipo il quadro del giudizio universale. Ottimo. Quindi c'è una destra e una sinistra e due dita che si toccano, Più tutti gli altri personaggi, quello completo del giudizio universale, che quello è un particolare, e quindi qua ci sono tantissimi personaggi. Andiamo al capo. Sì, ce n'è uno molto muscoloso, ricciuto. Come si chiama? Lui mi dice Ercole, non so. Ok, chiedi ad Ercole se quel ricordo di te sdraiata su una superficie, un lettino, quello che è, con il medico della TV che ti fa un'operazione alle gambe, se quella è un'abduction. Sì. Chiedi a Ercole quante ne hai avute al mese. Lui mi dice quale mese? Tutti i mesi della tua vita. Mi fa vedere tutti i numeri rovesciati. Aspetta, perché non li riesco a vedere? Perché è come se fosse allo specchio. Monica, hai un messaggio da dare da parte mia ad Ercole. Mi raccomando, sei uno stupido. Questo è il messaggio. Anzi, sì. 386. Ok. Ercole mi conosce? Molto bene. Sa che io considero Ercole un cretino. Ma mi cerchi sempre. Beh, perché sei una piccola causa di tanti problemi, ma solo piccola. Dicono tutti così. Cosa stai facendo con Monica? Non sono tenuta a dirtelo. Come si chiama il progetto che la riguarda? Involution. Involution.
Adesso Monica ti tocca ed alza le sue frequenze in virtù delle capacità che le fornisce la pillola V di vibrazione, una pillola che le do io e che le permette di saltare da 3,5 a 35, da 35 a 350, da 350 a 3500. Da Ma lui mi dice che io 3500. sto facendo così, che se faccio così io come se lo facessi a mio padre, di non farlo. Ci credi? Fai Sì. male, perché ti sta soltanto cercando di convincere a non farlo. Stai facendo la cosa che lui teme di più. Lui non ha questa capacità di alzare la frequenza e lui è un'entità. Tuo padre, se vuoi, tra poco lo chiamiamo insieme al nonno. Tuo padre non c'è più? Ah Sì, c'è. no, no, allora niente. Allora è una doppia bugia, assolutamente doppia. Alzale, Monica, queste frequenze. Dimmi a quanto stai. Aspetta, perché non sto riuscendo. Aspetta. Ok, allora visualizzami, entro nella scena e ho nella mano destra una caramella rossa con sopra una V bianca, V di vibrazione. Non devi per forza mangiarla la caramella, la prendi solo in mano e ne senti l'informazione. L'informazione della caramella è molto potente, uno può decidere di non averla questa informazione, è solo informazione, eh? È un'informazione, che sia valida o no lo valuterai tu. L'informazione è semplice e potentissima. La tua frequenza, tu che sei dotata di PS e anche di PE, la puoi alzare ad un valore che non ha un limite. Non ha un limite. Siamo sempre solo autolimitati. Non ha. È arrivata a 90 adesso. Benissimo. Però un dubbio ce l'ho, lo Dimmi. sento. Ma che ci sia un legame, che vado a perturbare qualcosa con mio papà, non lo so perché. Non so. Chiamalo ad assistere alla sessione con la mamma. Stanno Va bene. insieme, sì. Ok. Sì. Ok. Torna Sì. con la mamma, insomma, alla scena della mamma, Sì. che è lì, no? Davanti Sì. alla sua cantina. Non so perché io lo vedo come un basement americano. Tu lo vedi così e è così. Cioè, una cantina in casa, con una scala che parte dalla casa e va giù. Sì. Sì, e lei però adesso è nel cortile e nel cortile ci sono le grate che sono, tra virgolette, il soffitto delle cantine, percorrono tutto il corridoio delle cantine. Ed è seduta su un moricciolo lì vicino alle grate, adesso c'è anche mio papà lì seduto vicino a lei. Perfetto. Come sta tuo papà? Mio papà è sinceramente più vivo di lei. Lei è un po' congelata, non so. Lui è più interessato quindi a quello che sta vedendo. Sì, avrei detto il contrario. Allora, quando si presentano in ambiente ipnotico, i viventi, come tuo papà e tua mamma, hanno già subito visto tutto quello che tu hai fatto e hai visto. Quindi hanno visto Ercole. Hanno visto l'insettone, ho visto il cobra. Cosa ne pensa tuo papà? Dici perché perdi tempo con queste cose? Io adesso vado a giocare a biliardo. Ok. Chiedi però a tuo papà se Ercole lo interferisce. Solo questo. Non ho capito se mi fa vedere che lui fa l'arbitro di una partita in cui Ercole perde o loro giocano a biliardo e mio papà vince contro Ercole. Ti
Tu quale pensi che sia quella giusta? Tutte e due, perché comunque Ercole verde. Quindi Ercole mentiva. Torniamo da Ercole. Alziamo le Infatti sono più frequenze. tranquilla. Torniamo da Ercole. Alza le tue frequenze e toccalo quando ti senti pronta. Ah, però adesso se l'ho toccato la testa non c'è più. Tipo si è sgretolata. Benissimo. Il corpo è rimasto. Stai imparando tante cose, Monica. Stai vedendo la tua storia di interferenze e soprattutto stai saggiando la tua potenza. Hai visto che puoi alzare le tue frequenze e da questo dipendono tante cose. Guardati adesso, Monica, dall'esterno. Guarda il tuo corpo energetico, in eterico. Dimmi se nel tuo corpo ci sono delle cose che non dovrebbero esserci. Noi le definiamo impianti eterici. Possiamo anche definirle cose che non dovrebbero esserci. Qua, spalla destra, vedo tipo come se avessi una spallina, sai, di quelle tipo anni 80. Fatta di? Che materiale? Ma com'è possibile? Cioè, tipo madreperla. A cosa serve? Tra le mani e il cuore. Con quello riesco a controllare le mani e il cuore. È molto innovativo. Chi te lo sta Dice dicendo? che Chiamalo. è il dottore. Ah, il Però dottore. non è più, adesso è ritornato con le sue sembianze di dottore. Ma dice Bene, che bene. adesso gli impianti non per forza devono essere di metallo, possono essere di materiali naturali. Però non ho capito, mi sembra che in realtà non stia dicendo la verità. Cioè, c'è qualcosa che non mi quadra. Beh, vedi te, il dottore è il cobra. In ogni caso, il dottore è quello che te li ha messi. Quindi ci sta che sia venuto lui a rispondere. Andiamo avanti. La spallina a destra, giusto hai detto. Guarda se ce ne sono altri. Praticamente tutto l'emisfero destro. Del viso, della Del testa. cervello, emisfero cerebrale, Tutto in che senso? È un destro. Come una sacco placcona, una placca enorme, che lo lo contiene. comprime, una placca aderente. Come se fosse una pelle appiccicata a tutto l'emisfero destro del cervello, un Rigida, guscio, sì. una colata che quindi prende tutta la forma del cervello, quindi di 1-2 mm. Però è uniforme come superficie, no? Quindi sì, un casco, diciamo. Ok, poi? Gengive, però tutto, l'arcata superiore delle gengive. L'intestino, un tubo, cioè in verità dalla vagina fino a su, poco sopra l'ombelico. Poi qualcosa sotto il piede destro, perché non ho capito, perché ha sempre la forma di questo tubo qui, ma è spezzato, cioè non è continuo. Non è che continua dalla vagina fino al piede, no? Si interrompe e c'è proprio
un'altra parte di tubo che perfora la pianta del piede. A sinistra, sì, ma è una cosa un po' bizzarra, non so se c'è senso questo, perché è come non so, un crostaceo, un gamberone, e qua dietro l'orecchio sinistro, e arriva tipo a metà testa. È tutto attecchito, tutto aderente, no? È un impianto. Sai, perché mi dici che le zampe sono sensori, però sembra proprio cioè, tipo i gamberoni, proprio quelli che mangi. Le gambe? La gamba io me la vedo, la parte inferiore, cioè di legno proprio. Non è la mia gamba. Tipo, Tutte e due, sai di dal quelli? ginocchio in giù? No, solo la destra. Tipo quei manichini, sai, che si usano nelle belle arti per fargli prendere le pose, che poi fai gli schizzi. Quella è. Tu anche un po' rachitica, no? Così. Com'è il tuo piede di legno? Sei un po' Sì, Pinocchio. senza le dita. Sì, esatto. È una Senza dita. Pinocchia. Ok. È una Pinocchia. Tra l'altro non c'è neanche l'articolazione della caviglia. Ah, quindi, come dire, polpaccio, stinco e piede sono un unico pezzo. Sì. Burattino ai massimi estremi, Sì. massimi livelli. Ok, ritenzione idrica, capillari fragili Da e PS mi lividi. dice, te l'avevo detto che non avevi capito niente. Adesso siamo qui per capire, non è che siamo qui per recriminare o accusare. Quindi diamo una calmata alla tua PS, maggiore collaborazione. In ogni caso la PS è la responsabile di questo gioco e di questo corpo. Quindi sta semplicemente recriminando circa delle proprie mancanze o eventuali errori. Causa esoterica monica, quindi, della ritenzione idrica, dei capillari fragili alle gambe e dei lividi frequenti. Sono questi impianti? Sì o no? Questo, diciamo, ricovero, è un ricovero. Questo ricovero in cui io sono in questo letto e tipo, ma non so, che ha sempre funzionato fare questi interventi, questi esperimenti. Lo facevano sui malati di mente, no? In questo manicomio, e quindi proseguono così. E Perché non io farlo con adesso te? sono lì. In eterico, certo. Per l'involution. Ma Sì. a te sta bene questo? Cioè, adesso non lo so se sia possibile, però mi sembra che io sono stata lì dentro, no? E ho promesso qualcosa a qualcuno che sarei stata lì, che non l'avrei abbandonato, che sarei stata lì in quel luogo. Disponibile a farti esaminare con esperimenti vari. Non, per non lasciare sola questa persona, sì, avrei affrontato tutto. Ma non so che persona è, non capisco. Ma è il medico? No, 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 credo un'altra persona che era ricoverata lì. Forse era piccola, era un ragazzino piccolo. E non Questa è voleva una lasciarlo vita solo. parallela? No, mi dice che in passato io sono stata lì. In un'altra linea temporale come Monica? in questo. Ok, ma come Monica?
Pina, mi dice che mi chiamavo Pina, non so. Va bene, possono anche essere vite parallele e linee temporali differenti. Adesso non è necessario sondare a tutti i costi da questa parte, insomma. Causa esoterica, Monica, dei tuoi problemi alle mani. Osteoartrosi, noduli visibili, disarmonia delle mani. No, mi appare presente la figura della morte come è rappresentata sulle carte, che ha, sai, queste mani, essendo scheletriche, molto, no, un po' deformi. Uno scheletro si vedono bene le nocche, che sono poi i terminali dell'osso, Così. delle singole parti. Questa è la causa esoterica? Ci sono impianti nelle mani? Guardalo. Sembrerebbe un unico filo. Più lo vedo qua nella mano destra, non so, la parte sinistra del corpo io non la riesco tanto a visualizzare. Quindi un Invece la filo mano che destra, sì. Corre corre lungo le nocche o corre lungo il dito? tutte, le unisce tutte quante. Ok, quindi sono due fili, tre fili? Teoricamente puoi averne anche tre. Le nocche vicino alla mano, quelle in mezzo e quelle vicino all'unghia. No, è uno solamente nelle nocche superiori. No, scusami, sì, In nelle falangi mezzo. superiori. Ok. Sì. Superiori vuol dire quelle vicino Superiori alla mano? vicino all'unghia. All'unghia. Ah, ok. Quindi il terminale delle dita, come Dove nocche. io effettivamente ho questi noduli. Ok. Monica, Però mi 11, dice che io 11, non sono 11. viva. Chi te lo dice? È questa carta qui della morte. Che tu non sei viva? Dì No. Non so cosa vuol dire. a questa carta della morte di prendere la sua vera forma. È una... Non so, sembra una cosa nera, una forza nera. Sì, ha l'aspetto di tipo un angelo nero, tipo. È Però le ali le un'interferenza? tiene Ok. sotto il vestito. Dille di dirti che DNA possiede. Mi fa vedere che devo guardare di là, mi indica di là. Di là e va praticamente allora, adesso, allora lei dice di là e di là c'è quella raffigurazione del giudizio universale. E quello lì che mi ha detto che si chiama Ercole è Poseidone. E che il suo DNA Il suo della morte. La morte è la raffigurazione, la rappresentazione per Di Poseidone, che era Ercole. me. Sì. Ok. Anche se ad alcuni potrebbe non sembrare chiaro, per me lo è perfettamente. Per me non tantissimo, allora. No? Allora, ti spiego. Ci sono delle entità. Quelle in basso, come i rettili, gli insetti, non ce ne frega niente. Quelle in alto sono un po' importanti. Le entità si dividono tra primo e secondo universo. Poseidone è del secondo universo. È quello un po' più dark, se vuoi. È quello un po' più legato ai demoni. E quindi un'entità che si presenta come la morte, con la falce, lo scheletro che cammina, è coerente con una visione più di Poseidone che di
Zeus, Zeus primo universo, Poseidone secondo universo. Ora, che questi poveracci scappati di casa siano del primo o del secondo universo, non cambia molto, perché non hanno una cosa che hai tu. Loro si definiscono Dio, ma non lo sono, perché non hanno la cosa che almeno è necessaria per essere definibili Dio, la parte subliminale. Tu ce l'hai. Quando uno ha la parte subliminale può, per esempio, prendere in mano la pillola V e usarla, alzando la propria frequenza. Zeus, Poseidone, non lo possono fare. E se magnano le unghie di invidia nei tuoi confronti, e siccome ti invidiano e vogliono avere delle cose che tu hai, per esempio la parte subliminale, cercano di strappartela, facendoti delle abduction, che non sono altro che dei veri e propri rapimenti, con te sdraiata sul lettino, ingannata con qualche storia, il medico della televisione, una volta magari il medico assomiglia al papà e quant'altro. Tu sei lì che ti fai questo gioco e ti fai prendere per il naso da questi signori, i quali cercano in tutti i modi, ma questo non da ieri, da sempre, quindi ne posso neanche dire secoli, di staccarti la parte subliminale. Non ci riescono, ma possono ciucciarla, cioè possono prendere una parte della tua energia. E cercano di farlo in tutti i modi, mettendoti dei impianti, togliendotene un po' alla volta, aumentando le abduction, sempre però giocando di equilibrio, perché se te ne accorgi troppo, poi viene a fare una sessione o in qualche modo li escludi, dici adesso basta. Ti piace come riassunto? Sì, ma c'ho una sensazione spiacevole, perché la mia PS mi dice che non è che voleva veramente venire da me. Quando? Quando è scesa? Ma lei è te. Lei non è che viene da te. Lei non voleva questa parte eterica, questo vuol dire? La parte Se eterica, c'è un l'argento. disaccordo, non capisco con me, con lei, è indispettita, non so Okay. cos'è che ha. La parte eterica non l'ha scelta Pinco Pallino, l'ha scelta lei. Se, e spesso capita, a volte capita, la parte eterica è non così compatibile con la parte subliminale, se c'è qualcuno responsabile è solo lei. Quindi se è indispettita, è indispettita con se stessa, non con te. Che poi sei lei. Ormai quel che è fatto, quello che possiamo fare è prendere consapevolezza della situazione e agire di conseguenza. È d'accordo? E va bene, grazie. Ok. Monica, ascolta questi tre numeri. 11, 11, 11. Dimmi cosa ti viene. Beh, oggi non lo so perché mi vengono tutte le carte. Non le uso mai, le carte. È Bene. venuta fuori la torre. Ok. Causa esoterica del fatto con questi tre numeri data, non decisi da te, lasci un lavoro sicuro ed inizi un periodo di vita dove il lavoro e il denaro sono non più così sicuri, un po' altalenanti. Adesso però mi risponde la PS, mi dice io non sapevo in che altro modo farti capire delle cose, potevo solo fare Ok, così. here we go, benissimo, ci siamo. Cosa doveva farti capire? Come stanno le cose? Quello che Cioè, stiamo facendo oggi. sei più sud di tutta quell'illusione lì. Che quella era l'incarnazione dell'illusione. E allora perché il tuo mestiere da insegnante di yoga non prende comunque il volo perché hai delle interferenze? No, lei mi dice perché c'è questo conflitto più elevato. Cioè, non so, non c'è comunicazione, dice.
un'altra cosa. Io non ho capito se non lei con me, perché io la cerco sempre. E non riesco a capire qual è la non comunicazione. Sì, forse sì, perché sono proprio separate loro due. Chiamala. Che una finisca in braccio all'altra, non mi importa chi su chi. Lo sai che adesso ho capito una cosa, che quando tu mi hai chiesto la parte della PS e della PE, è venuta, che tu mi avevi detto forse la fetta della torta, no? Ah? E di nuovo è venuta una torta tutta glassata ed è di nuovo giallo e rosa, la glassa. Chi è, che colore è la PS e che colore è la PE? Allora, la fetta più grande ce l'ha la PE ed è gialla, rosa, quindi è la PS. Ok, siamo ancora a PS 43 e PE 57. Poco più, 45 forse. Vabbè, siamo lì insomma. Sì. Ok, adesso personificale, visualizzale, la PS e la PE. O guardale così come ti si presentano. Al di là di questa immagine della torta che ci serve per capire le percentuali. Dimmi, come le vedi e dove le vedi una rispetto all'altra? Cioè, vicine, lontane, si danno le spalle, si guardano negli occhi, una è sdraiata, una in piedi. Ma perché mentre la PS è... di nuovo viene fuori questa girandola di luce, però lei è espansa, invece la PE... si presenta in modo un po' strano, nel senso, hai presente questi contenitori di glitter? Ah, tubi. È trasparente, sì, una provetta sembra quasi, con dentro i glitter d'argento, più ce n'è un po' fuori di glitter d'argento, però soprattutto sono dentro, chiusi con un tappo. Quindi la PE non si presenta perché è nel contenitore, se non la minima... Sì. Percentuale fuori. Bene, è necessario che la PE esca dal contenitore oggi, adesso, in questo istante. Ma non so come aprire questo tappo. Ma dillo alla PE, lo fa lei. Lo fa lei? Lo fa la PE? Sì. PE, il tuo spirito, il grande spirito degli indiani d'America. La tua forza vitale, tu sei in vita, sei viva perché c'è la PE. Quando la PE se ne va, non sei più viva. Quando una pianta viene recisa, non ha più PE, che se ne va. Quando un animale viene ucciso per essere mangiato, non ha più la PE, che se ne va. Sì, l'ha aperto il contenitore. Ma è successa una cosa strana. Me l'ha messo sul muricciolo in cui erano seduti mia mamma e mio papà. Loro non ci sono più e c'è una super montagna di glitter d'argento. Benissimo. Adesso la tua PS ci si deve buttare dentro. La PS? Aspetta, vediamo un po'. Perché PS e PE devono essere collaborative, comunicanti, unite. Altrimenti uno non trova lo sbocco lavorativo dello yoga, nel tuo caso. È facile preda di abduction e di impianti, problemi alle gambe e alle mani. Il fare e l'andare, mani, fare, andare, gambe. Okay. Tutto è legato, sì, bene alle interferenze, sì, bene ai poveracci lassù che pensano di essere degli dèi, ma tutto dipende da questa disarmonia eterica subliminale, PE, PS. Spirito, anima. Oggi si fa il lavoro, cara PS di Monica e cara PE di Monica. Non domani. La vita è adesso. Beh, io non capisco se è la mia PS così contenta, perché da che era una forma di luce è ritornata il lecca-lecca iniziale, si è avvicinata a questa montagna di glitter e non è che proprio si è
diciamo così, impregnata di questi glitter, e si è messa intorno, sai, quegli addobbi natalizi d'argento, come si chiamano? Il puntale? No. I festoni? Ah, i festoni. Che girano intorno, lei se li ha messi intorno, che è argento come i glitter giù. Come un boa d'argento? Sì, sì. Ok, festoni, queste, ok. Ce ne sono ancora di glitter giù? O è tutto su, nel boa? Ma che casino qua, perché loro si fanno da parte. Si mettono da parte i glitter, no? E poi alla fine questa girandola con i boa è appoggiata al muricciolo. E i glitter sono tutti come se si avessero fatto spazio, sì. Ma quindi non c'è contatto tra glitter e... No, a me non mi sembra, no. Okay. Non mi sembra. Va bene. Causa esoterica, Monica, della scarsa o non fortunata vita sentimentale e amorosa. Assenza di una relazione duratura ed evolutiva. E mi dice la stessa cosa di prima. Sennò come faccio a farti capire? Causa esoterica del fatto che non riconosci le persone, sia nei sogni sia per strada, ma fai finta di conoscerle. Ah, questo però mi riporta a quel trattamento lì col medico. Ok, quindi abduction. Sì. Bene, Monica, c'è un lavoro che possiamo fare qui adesso. La tua PS e la tua PS sanno già di cosa si tratta. Vediamo se sono disposti a farlo. Sanno già di cosa si tratta? Guarda come stanno reagendo, dimmi come reagiscono a questa frase. Ma loro mi dicono andiamo al cluster, possibile? Benissimo, sì, fantastico. Vai al tuo cluster, quel posto in cui ci sono i contratti di quelle 721 vite, o quelle che sono, parallele, precedenti, una linea temporale, tutte le linee temporali, 12, 100, 1000, non importa quelle che siano. La tua parte subliminale ha stretto 721 contratti, o quelli che siano, per fare delle molti di esperienze. più. Benissimo. Quanti? Più di 10.000. Benissimo. Perché ci sono questi scaffali con i libri non girati per la costola, no? Ma girati dall'altra parte, quindi che posso vedere le pagine. E ce n'è una quantità impressionante. Come sono fatti gli Vecchi. scaffali? Vecchi, nuovi, grandi, piccoli, Quello, c'è di sottili, tutto. spessi. C'è proprio Vabbè, una gran varietà. una bella bibliotecona. Come sono Sì. fatti gli scaffali? Sono di ferro, di legno, di vetro? Ce ne sono tanti tipi, cioè come se fossero di epoche diverse, però c'è cioè, tipo questo qui adesso è di legno vecchio, proprio molto logoro, tipo con le tarme anche, già mangiato così, ma alcuni lì è come se li avesse un po' invertiti, e i libri però sembrano recenti. E poi c'è un'altra libreria un po' più, sai, tipo high tech, però i libri sono vecchissimi, cioè... gialli, non so cosa è successo, che hanno scambiato. Forse vecchi contratti sono nelle attuali vite più vicine e nuovi contratti, insomma, hai fatto un bel pasticcio. In ogni caso, questi contratti tu li vuoi tenere? Ma no, Ne vuoi tenere una nessuno. parte? C'è Nessuno? un foglio che viene fuori. Leggiamolo, nel contenuto, non nel scritto. Non vita. Togliamo tutto? Vuoi, Monica? Sì, decisamente sì. Apri, contenuto
con il tuo dito disegna nello spazio un grande cerchio e questo cerchio si apre ed è un portale definitivo. Ti spiego che cos'è. Un portale definitivo è un posto in cui tu metti definitivamente tutto quello che non ti va più, delle forme energetiche, che siano contratti, che siano i contratti che si portano dietro degli impianti, delle abduction che non vuoi più, delle entità con cui non vuoi più avere a che fare. Sono tutte forme energetiche. L'energia non si distrugge e tu non la distruggi in questo portale, ma la ingabbi. Questo portale è fatto in modo tale che verrà per sempre ad eternum, scomposta in minime parti, in minime componenti mattoncino, per sempre, quando tenderà a ricomporsi in una entità, si riscomporrà all'infinito. E le entità, gli impianti, i contratti che finiscono lì dentro, che ci metti tu, non possono più uscire a meno che tu non lo voglia. Questo è il portale definitivo. Mettici tutto ora. Puoi mettere foglio per foglio, libro per libro, o con una mano metti tutto in un secondo. Non so cosa c'entri, ma rimane un tavolino rotondo. Vuoi tenerlo? Ma Mi ha detto. non, questo non so come non lo riesco a. Perché il resto è stato come risucchiato, no? Da una forza potentissima. E questo tavolino, non ho capito com'è che resiste a questa forza. Ha le gambe attaccate al pavimento, Sì. legate e inchiodate, schiodale e buttalo dentro. Ricordati chi è Dio e chi non è Dio. Chi ha una cosa, cioè tu, PS, e chi non ce l'ha. E ricordati che secondo me non lo puoi togliere quel tavolino perché tu non vuoi toglierlo, non c'è nessuna entità che te lo impedisce. Fatto. Aspetta. Chiudi il portale. Benissimo. Adesso andiamo in un altro posto. Lo puoi vedere in alto, lo puoi vedere lontano, lo puoi vedere dietro l'angolo. È il posto dove ci sono gli avatar. E dove c'è anche il tuo avatar, un pupazzo, un manichino della scuola delle scuole d'arte, per appunto quello che dicevi prima, di legno per assumere, vedere le posizioni umane, il dummy dei crash test automobilistici, un pupazzo di pezza, si vede in mille modi. C'è da qualche parte il tuo pupazzo, il tuo avatar, che gestisce in realtà sul tuo comando, davanti a un computer, su uno schermo di un computer, tutte le tue 700 o 10.000 vite parallele. Ha un computer, ha una tastiera, ha una scrivania e ha una sedia. Cercalo, dimmi quando lo vedi, come lo vedi. C'è la porta, sopra c'è scritto regia, porta bianca. Apro la porta e lui è, sì, tipo Pinocchio, ma è vestito tipo da marinaio scolaretto, un mix tra le due cose, no? Lo vuoi lasciare dov'è? Ti è simpatico? Diciamo sì che sta facendo leva su una cosa. Se Quale? loro mi ricattano tutti. E perché mio nonno è stato in marina. Quindi sono degli schifosi questi. Tu come fai a non averlo già messo in un portale insieme a tutto quello che lo riguarda?
perché lo sanno che io soffro molto di sensi di colpa, forse. Adesso ci lavoriamo sui sensi di colpa. Vuoi metterlo in un buco nero? O un portale definitivo? Sì, perché so distinguere che non ha a che vedere con mio nonno, certo. Via tutto. Mi raccomando, tutti i vestiti, tutto l'avatar, tutto il computer, tutto di tutto, tutto quello che ti riguarda. Nella cabina di regia è possibile che ci sia solo il tuo avatar, come è possibile che ci siano anche gli avatar di tutti gli altri, che tu ovviamente non puoi toccare nemmeno volendo. No, non li vedo, gli altri. Ok, c'è solo la tua regia, quindi. La regia del tuo film. Tipo anche... computer tipo NASA, cioè non è che c'è un computer unico. Sì, sì. Quindi tanti schermi, sì. Tanti, non tastiere, ma pannelli di comando, manopole, pulsanti, tutto via. Sì. Il portale che puoi aprire non ha limiti di dimensione, puoi aprire delle voragini gigantesche se vuoi. Divertiti. Ma secondo te, cioè, se questo si è installato tipo nella scuola dove io ho fatto il liceo, come faccio? Butto via tutto il liceo? Non capisco. Si è installato? Cioè, questo, ho capito che questa stanza di regia è dentro la scuola. No, non ti preoccupare, sono idee che ti lasciano credere in questo momento. Non è che eliminando l'avatar elimini il tuo liceo e improvvisamente non sai più parlare, che non hai più le lezioni di italiano. Semplicemente sono piccoli tentativi dell'avatar. In ogni caso l'avatar non elimina nessuna vita o nessuna parte di vita. L'avatar ti permette di tornare definitivamente in possesso tu della regia delle tue esistenze. Non è lui che decide, per esempio, ecco ti faccio questo esempio che è molto calzante, l'avatar è quello che gestisce tante cose, ma soprattutto gli uomini del tempo. Quindi tu stai per incontrare la tua fiamma, la tua anima gemella o un uomo con cui puoi condurre una storia incredibilmente appagante e lui, tac, non te lo fa incontrare. Perché? Perché altrimenti tu poi vivi bene e in qualche modo vieni sfruttata un po' meno come pila che fornisce energia, perché tu sei una pila. Lo dicono tanti film, ma lo dicono anche i fatti. Sei una pila, sei da spremere. Bisogna prendere da te il latte delle mucche, l'energia della pila, la luce del sole. Il miele delle api. Questo signore decide di cambiare anche i tuoi intenti, le tue decisioni. Io in questa vita di Monica farò questo, questo e quell'altro. Tac, lui te le cambia le cose. Avrò una vita appagante con un uomo al mio fianco. E lui te la cambia, fa, magari alla prossima vita, al prossimo giro. Ma magari tu non vuoi fare un'altra vita, un altro giro. Quindi perché questo avatar deve decidere al tuo posto? No. Bene, eliminalo. L'ultima cosa che butterai in questo portale definitivo è il suo bel cappellino da marinaio. Va bene, l'ho fatto tutto quanto. Benissimo, chiudi il portale. E ora guarda il tuo corpo emozionale. Secondo me la situazione è già fortemente cambiata. In ogni caso, cerca emozioni a bassa frequenza. Se sensi di colpa, c'è insicurezza. Come li vedi? Sì, sono lì come questa scritta, come appunto sempre questo specie di lungo stuzzicadenti infilzato dentro una materia grigia che può essere un cervello.
Rabbia. C'è. Mi dice che io faccio finta di niente, c'è, cioè, ed è molto voluminosa. Tante Paura. paure. Tristezza. Disperazione. Solitudine. No. Bassa autostima. Viene più che bassa autostima, desolazione, non so. Va bene, tutte queste sono energie. Hanno delle forme, hanno dei colori, hanno una consistenza, alcune sembrano dei fluidi, alcune dei fumi, alcune dei liquidi viscosi, non ci importa. Queste energie, colori diversi, ubicazioni diverse nel tuo corpo emozionale, puoi raccoglierle tutte con le tue mani energetiche a scodella. Le raccogli, ne fai un'unica pallina concentrata della dimensione che ti piace. Po' grande questo. Quanto è grande? Come una palla da tennis, da basket, una Swiss ball? No, mi dice un mappamondo. Mappamondo, beh, una via di mezzo. Un grande pallone da basket. Mappamondo. La prendi, apri un portale definitivo. Definitivo, eh? Quindi pensaci bene se te ne vuoi liberare. Perché non tornano più indietro. Bene, buttalo dentro e chiudilo. E non solo, ma adesso nel tuo corpo emozionale dai la pillola V tu, quindi aumenti la vibrazione di tutte le tue emozioni positive. Ne hai tante perché sei una persona molto positiva. Ma le vitaminizzi, le aumenti, quindi la gioia diventa una super gioia, la sicurezza in te Aspetta, stesso. perché è venuta fuori vergogna? Aiuto. Scappata, Era prendila, scappata. Aspetta. verifica che colore ha e dove stava. Ah, marrone, brutto, marcio, era tipo appunto con la testa nascosta sotto, no? Mi si nascondeva. Prendila, fanne la pallina o la pallona che vuoi e via in un portale. Questa sì, perché via, 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 via. Ok, aumenta la alta autostima che hai per te, la gioia, la serenità, la sicurezza, la sensazione, l'emozione che si ha quando si sta per fare qualcosa di magnifico, ma non si è ancora partiti, quindi il grande intento nel cambiare le cose che ti riguardano, in termini di relazione, in termini di lavoro, in termini di progettualità di vita, dove andare a vivere, cambiare casa, migliorare quella in cui si sta, comprarsi un mezzo nuovo, iniziare un'attività nuova, sportiva, artistica, canto, musica, disegno, conoscere nuove persone, iscriversi ad associazioni per conoscere nuove persone, di tutto. Questa sensazione di grossa potenzialità è un'emozione, è quella specie di farfalla nello stomaco che si ha quando si implementa un nuovo progetto. Aumenta tutto il tuo corpo emozionale di vibrazione, aumenta la tua vibrazione in tutto il tuo corpo. Ora non ci sono più interferenze, entità, impianti. Tutte le abduction, anche del passato, tra virgolette, perché il passato non esiste, sono state eliminate nel cluster. E con l'avatar.
e lo stai vedendo. Guarda se ci sono dei residui nel tuo corpo energetico tutto, emozionale, eterico, subliminale. No. Perfetto. Qual è la tua attuale vibrazione adesso? 132. Benissimo. Consapevolezza. Non lo so, viene sia 98 che 111. Diciamo 111 che ci piace, a te l'11 piace. Rapporto PSPE. 49 la Ottimo, PS. bene, good job. Vite precedenti adesso. Cioè, il 7 è andato via, è rimasto 21. Ok. Attuale, prima non te l'ho chiesto, vediamo quanto è adesso. Percentuale di utilizzo del tuo cervello. Ti dico, così abbiamo una scala coerente, che cioè, nella migliore delle ipotesi è al 16. 20 massimo. Normalmente sotto il 10. Tu dimmi con questa scala che non ti voglio, insomma, influenzare, ma se mi dici 80 no, non stai vedendo la scala corretta. In questo caso c'è una scala per forza. Tu quale numero vedi? No, a me era venuto che il range era fino a 23, in verità. E Sì, è a me possibile. era venuto 16. Ma mi Benissimo. sembra un po' troppo alto, ma comunque. Va bene, invece. C'è un messaggio che la PS e o la PE ti vogliono lasciare, finale? Di non aver paura di guardare le cose. Basta. Sì, che posso. Mi fa così di alzare, che posso alzare il velo e guardare come sono le cose. Adesso tu lo vuoi fare? Lo farai? Sì, dicono che però non. Non esiste nel tuo vocabolario. Sì, Esiste il sì, non esiste il no. che questo però potrebbe portarmi più solitudine, ma di non aver paura comunque. Ok, beh, non è detto. Va bene, sei pronta a tornare? Sì. Ok, allora disconnettiti da tutto e tutti. Disconnettiti completamente da tutto quello che abbiamo visto e preparati a tornare. Conterò da 1 a 5 e al 5 sarai con me al tempo presente dal quale ti sto parlando, ora non ancora. 1. Il tuo corpo diventa sempre più leggero, inesorabilmente, e ha una buona velocità che aumenta sempre di più. 2. Diventa sempre più leggero, si rifortifica, rienergizza, recupera le energie fisiche perse e le decuplica, centuplica, dipende dalla tua volontà. 3. Ti inizi a rienergizzare e ricaricare dal centro all'esterno, dal basso verso l'alto, sei sempre più leggera, sempre più tornata, ma non ancora. 4. Sempre più leggera, tanto da volare, fluttuare,
levitare quasi sul letto, sempre più energizzata, luminosa, felice, contenta. E 5, apri gli occhi. Buongiorno. Buongiorno, che botta. Come stai? Aspetta, non lo so. Prenditi tutto il tempo che vuoi, solo occhio solo al microfono che se no, no, se lo tocchi si sentono dei rumoroni. Siamo ancora in registrazione, così a caldo, come è andata, come ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto? Molto intensa. Molto coinvolgente. Non l'avevi mai fatto? No, mai. Tu vedevi bene, no? Nitidamente i vari personaggi, le cose, sei visiva. Sì, forse molte più cose di quelle che riesco a verbalizzare. Molti più dettagli, molte più. Per Sì. esempio? Mentre arrivano delle immagini, arrivano anche dei contenuti. Ma questi contenuti, cioè, mi sembra quasi che non siano del tutto alla portata della mia mente. Ecco, forse o comunque a un altro livello di mente. Allora magari non riesco ad esprimerli immediatamente. Ecco, perché è quasi un linguaggio che non è corrente per me. Però come prima volta non sei stata brava, sei stata bravissima, perché è normale che di fronte a un qualcosa che non è neanche descrivibile, come descriveresti questa esperienza? Io la definisco sogno guidato vigile, però è limitante perché di fatto è ancora più emozionante, ricco e entusiasmante di un sogno, dove sì, succedono delle cose strane, ma a volte non così tanto, no? Guidato, vigile, sì, chiaro, ma è qualcosa di più, è soltanto una descrizione parziale dal mio punto di vista. Sei d'accordo? Sì, scusa, mi sono un po' frastornata, sì, comunque No, ma molto d'accordo. è normale, è normale. Va bene, chiudiamo qui la registrazione e tu resta un attimo in linea, così facciamo due Va chiacchiere bene, finali. Grazie. grazie. Ciao ciao.